Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo gioco interattivo. Allora, quello che vi serve è un mazzo di carte completo, composto da 52 carte, e magari anche un foglietto, una penna per scrivervi il numero e la carta, visto che faremo un Akan, perché magari strada facendo potreste dimenticarveli. Quindi vi consiglio di prendere appunto carta e penna per segnarvi i dati. Bene, prendete il vostro mazzo. E cominciate a mescolarlo. Mescolate, mescolate, mescolate. Questo mazzo di Bicycle è vecchissimo, ormai è consumatissimo. Benissimo. Fate anche magari qualche taglio. E ora andate a dividere il mazzo a metà, quindi contate 26 carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Quelle che ci sono rimaste in mano le dividiamo per colore, quindi da una parte le nere e dall'altra le rosse, ok? In questo modo qua, carta per carta. Perfetto, prendiamo le nere e le mettiamo sopra alle rosse. Squadriamo il mazzetto e lo capovolgiamo di dorso. Ora riprendiamo le carte che abbiamo contato e andremo a scoprire il nostro numero fortunato, che sarà dato grazie al numero delle carte nere. Quindi andiamo a contare solo le carte nere e mentre lo facciamo dividiamo anche le carte per colore in questo modo qua, contando le carte nere, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quindi il mio numero fortunato è il 12 e vado a scrivermelo. Voi scrivetevi il vostro, mentre la nostra carta sarà quella in cima nel mazzetto di dorso. Andiamola a vedere. La mia è il 2 di quadri, quindi scrivo 2 di quadri e voi scrivetevi la vostra. Benissimo, ora tagliamo più o meno a metà questo mazzetto di dorso. Prendiamo le carte rosse, le giriamo di dorso e le mettiamo sopra al mazzetto che abbiamo tagliato dove c'è la nostra carta. Tacchete. Ora tagliamo e completiamo questo qui più piccolo, tacchete e tacchete, e infine le carte nere le mettiamo sopra a quest'ultimo. Ora che abbiamo due mazzi, li prendiamo e facciamo una bella mescolata all'americana. Va bene? Ora giriamo il mazzo di faccia. E andiamo ancora una volta a dividere le carte per colore, carta per carta, quindi da una parte le nere e dall'altra le rosse. Ok, perfetto. Una volta fatto ciò, prendete pure le carte nere e buttatele via perché non vi servono. Prendete le carte rosse e le girate di dorso. E ora andate a contare il vostro numero fortunato. Io conterò il mio che è 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quindi se tutto è andato come doveva andare, questa dovrebbe essere la nostra carta. Andiamo a vedere. Io ho il 2 di quadri, quindi a me è funzionato e spero tanto sia funzionato anche a voi. Benissimo, questo era un altro gioco interattivo, spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto e se vi è riuscito, magari lasciate un like, un commento e noi ci vediamo presto con un altro gioco interattivo che sarà un acqua e olio. Avevo detto anche qualche giorno fa, però ho preferito portarvi prima questo Akan e ricordatevi che lunedì 23 dicembre uscirà un mio video con tre indovinelli che
potranno esservi molto utili perché potrete avere il mio pacchetto di 5 giochi a un prezzo veramente speciale. Bene, io vi saluto, vi ringrazio e alla prossima. Ciao!